fascia prezzo 40.000 e dintorni, forte immagine di marca, ergo prestazioni di livello alto, due porte, due posti secchi, possibilità d'alternativa SLK o Z4, posizionamento di mercato di premium, commercializzazione dal prossimo mese di novembre, per la TTS bisogna aspettare febbraio 2015. Scheda prezzo, la TT 2000 TFSI 230 cavalli costa 41.190 euro, con i sistemi 4 del cambio S-Tronic sale a 46.190. La versione con motore a gasolio, la TT Coupé 2000 TDI Ultra 184 cavalli, costa 40.990. Personalizzazione di prodotto. Audi vende tre linee di accessori e pacchetti extra. Si tratta di equipaggiamenti tecnici e o finiture di design ed arredamento degli interni. Non ho mai ceduto al fascino della Spider, cabrio o convertible che fosse. Preferisco le coupé, ma riconosco alle scoperte, quelle davvero eleganti, poche, una loro speciale capacità di sedurre l'uomo al momento dell'acquisto. Viaggiare en plein air, mi rendo conto, ha un suo fascino. Anche i capelli nel vento non son male, soprattutto i miei. BMW ha presentato in questi giorni la sua nuova cabrio compatta. Lancio a partire da febbraio 2015, in gamma anche la BMW M Performance BMW M235i Cabrio, varianti di modello Advantage, Luxury Line, Sport Line, M Sport, ognuna con specificità per incontrare le diverse personalità ed il portafogli dei clienti. Rispetto alla precedente cabrio compatta, la 1, il vantaggio della 2, è in un abitacolo più grande, più confortevole ed un bagagliaio più capiente. Una trentina di litri in più a capote chiusa, un po' meno quando è reclinata nel baule. I volumi per le valigie passano da 3,35 macchina aperta a 2,80 macchina chiusa. La capote in tessuto è ad azionamento elettrico con apertura e chiusura completate in 20 secondi e operativa nei due sensi fino a 50 km l'ora. L'ibrido è di moda, Volkswagen presenta la sua proposta, è la Golf GTE. Sarà in vendita in Italia dal prossimo mese di gennaio al costo indicativo di 37.000 euro. La commercializzazione avverrà nel corso del primo trimestre. La Golf GTE è equipaggiata con un motore 1.4 e con un motore elettrico che sviluppano una potenza complessiva di 204 cavalli. Il motore turbo eroga 150 cavalli e quello elettrico fino a 102. La coppia è di 350 Nm. Il cambio è di tipo DSG con 6 rapporti. L'autonomia in modalità elettrica zero emissioni è di 50 km, mentre quella complessiva è superiore ai 940 km. Il consumo nel ciclo combinato è di 1,5 litri ogni 100 km, con un assorbimento di 11,4 kW. Le emissioni di CO2 sono di 35 grammi per chilometro. Di rilievo le prestazioni per confermare il taglio sportivo della GTE, 222 km/h e 7,6 l'accelerazione. Si aprono gli ordini della nuova Jeep Renegade che il pubblico potrà ammirare presso gli showroom Jeep italiani scegliendo tra l'allestimento preferito o l'esclusiva Opening Edition, versione a tiratura limitata e disponibile unicamente al lancio. In Italia la gamma Renegade si compone di tre allestimenti, Longitude, Limited e Trailhawk, dotati di efficienti motori turbo diesel e benzina disponibili nella configurazione a trazione anteriore e integrale. Il listino prezzi parte da 23.500 euro per gli esemplari Longitude Limited con motore 1.4 multi-air con 140 cavalli, fino a raggiungere i 32.800 euro del top di gamma Trailhawk con il motore 2000 multi-jet 2 con 170 cavalli, cambio automatico a 9 rapporti e trazione 4x4 garantita dall'esclusivo sistema Jeep Active Drive Low. Il lancio commerciale della nuova Renegade negli showroom Jeep italiani è previsto per fine settembre e progressivamente nei principali mercati europei. Da metà luglio sono in corso presso le concessionarie Jeep italiane le attività di prelancio del nuovo modello.
Il primo appuntamento si è svolto a Torino, dove Jeep Renegade ha ricevuto una calorosa accoglienza da parte degli oltre 2000 ospiti invitati dal Mirafiori Motor Village alla serata di preview del nuovo modello. Le attività di prelancio della nuova Renegade proseguiranno fino a fine settembre, coinvolgendo 46 concessionarie Jeep in Italia. Online, sul sito www.jeep-official.it, l'elenco delle concessionarie interessate alla manifestazione. Quanto è innovativa Citroën Cactus? Io innanzitutto perché cerca di rispettare quattro assi fondamentali. No, diciamo, uno dei assi c'è il design, lo possiamo vedere nelle sue linee che sono lisce, che sono molto eleganti, molto diverse. Lo possiamo vedere nella tecnologia utile che ce l'ha, come l'airbag roof, che queste airbag cortina che anche dà più disponibilità dentro della macchina. Lo possiamo vedere nel comfort, per esempio in questa filosofia di contare con le sedi che sono tipo sofà nella parte delantera, e lo possiamo vedere anche nella economia, perché la nostra filosofia è un budget controllato, un veicolo 200 kg meno di peso, un motore HTI di 100 cavalli che consuma 3,1 litro ogni 100 km, molto molto innovativa, molto diversa. Amsterdam è deliziosa, mi piace, si respira un'aria di tradizione e libertà, magari anche un po' trasgressiva. Cactus è un po' come lei, Amsterdam. C'è tutta la tradizione di Citroën dalla Diana in poi, e però è molto fuori dallo schema automotive, così ingessato e stereotipato, che noia certe volte. C4 Cactus è una ventata d'originalità, carina. Ora la sto aspettando in prova per un long weekend. L'ho scelta blu, ma ancora non ho deciso dove arrivare viaggiando con lei. Parigi 2014, il salone francese è atteso e la verifica di tanti aspetti automotive che tengono con il fiato sospeso operatori di settore e tanta, ma tanta gente che lavora nelle reti di vendita ed assistenza. All'orizzonte ci sono solo venti di burrasca, almeno quello che ci raccontano qui in Italia. Parigi 2014, l'industria francese mostrerà i muscoli dell'orgoglio nazionale. Comset e novità più avvicinabili brilleranno sugli stand. Questa clip di Citroën Divine passa in TV con Drive Live non solo per l'omaggio a Citroën in previsione del Salone parigino, ma per un motivo molto più semplice. È bella, c'è una bella idea, ci sono immagini bellissime. Poi, sulla Comset, se volete, se ne può discutere fino all'alba, ognuno resterà del suo parere. E con ciò, arrivederci alla prossima puntata.